amici telebari bentornati a tempi supplementari come avete notato nuovo look nuova sigla tante tante novità ripartiamo con il botto come si suol dire perché abbiamo il piacere di ospitare qui per la prima puntata della nuova stagione lo avete già visto il presidente Gianluca Paparesta Gianluca grazie per essere, grazie sta, te per te essere al qui grazie a presidente grazie ai telespettatori e visto che sigla nuova particolare abbiamo usato un po' di immagini dei nostri ospiti Eh certo ogni anno Porti qualcosa di nuovo, anzi, complimenti per grazie. quello che hai fatto finora e quello che farai. Grazie, grazie a Gianluca e partiamo subito forte con chi? Con un caro amico, un giornalista, da quest'anno a Sky. È il telecronista del famoso mosaico. Io abuso del mosaico di Sky perché mi consente di vedere tutte quante le partite. Diamo il benvenuto a Federico Casotti. Benvenuto Federico Ciao, ciao Davis, un saluto a tutti, un saluto anche a Gianluca. A ciao a tutti. Ciao ciao Federico, allora partiamo subito da un presupposto, uh, la griglia della serie B è una griglia ricca di qualità, tu lo hai potuto notare e riscontrare, in questa griglia c'è sicuramente anche il Bari. Che impressione ti ha fatto una B quest'anno trasmessa in esclusiva da Sky e soprattutto piena di grandi talenti? Ricordiamo che a Bari... C'è qualcuno che ha giocato non solo nel Torino, ma anche in una squadra che è lo Zenit San Pietroburgo, e ci riferiamo al grande col uno dei grandi colpi di mercato del Bari di Gianluca Paparesto, ovvero Rosina. Eh, beh, penso che sia un po' il rovescio della medaglia, se vogliamo, anche della, della salita in Serie A di Cacchi e Tosinone e in generale comunque della presenza in Serie A di realtà poco metropolitane. Ciò significa che le realtà, anche a livello di tifo, a livello di bacino. Eh, diciamo più grande, più prestigioso, in questo momento sono in Serie B e questo eh, contribuisce non poco nel fare della Serie B una specie di A2 no? o comunque una, un campionato dove ci sono tiforerie e piazze di un certo livello e dove secondo me c'è stata anche un'ottima campagna di, eh, di sensibilizzazione negli ultimi anni da parte di Abodi, in primis, insomma poi a cascata un po' da parte anche di tutti gli addetti ai lavori. Nel riuscire a creare identificazione eh, nei confronti della propria squadra, della propria città e creare quindi un pubblico, un pubblico affezionato alla, alla Serie B. E questo poi si riflette anche sul piano tecnico perché ci sono, secondo me, rispetto agli anni passati c'è più attenzione anche ai parenti italiani. Secondo me magari negli anni passati... Tante squadre di Serie B provavano a fare incetta di stranieri, di valore, di valore dubbio. Mi sembra che quest'anno, in particolare, ci sia invece una riscoperta del talento italiano. Che non può fare far altro che, che piacere, perché comunque è un qualcosa che poi fa bene a tutto il movimento e si spera poi, in una prospettiva non troppo lontana, anche alla nazionale. Federico, tu hai fatto un assist anche per Gianluca, perché anche il mercato del Bari è comunque stato improntato sulla conferma o sull'acquisizione di giocatori italiani. Facciamo un esempio: abbiamo De Luca, Maniero, Rosina. Insomma, un attacco di tutto rispetto che ha una particolarità, sono tutti e tre italiani. Sì, sì, come Sansone che completa questo certo. quartetto d'attacco che spero che possa produrre eh, tanti gol e tante soddisfazioni per i nostri tifosi. Però è chiaro che la Serie B sta acquisendo sempre un valore eh, maggiore anche grazie a queste partnership prestigiose come l'esclusiva acquistata da Sky, che ha creduto molto in questo progetto. e Ci sono piazze importanti, sicuramente vari sia per numero di spettatori perché. Eh, siamo riusciti a vincere, e sono fiero di questo, lo dico sempre: il titolo di squadra con maggior abbonati, con oltre quasi 11.000 abbonati, e in più il numero di presenze è sempre un numero elevato. Ma non solo Bari, perché ci sono piazze come Cagliari, come Cesena, come Salerno, che eh, portano numeri importanti in termini sia di spettatori. Sia poi anche di, di calore e spettacol di spettacolarità che si dà a un campionato che, che chiaramente ha bisogno anche di, di stadi importanti e di, di cornici, oltre che il contenuto, oltre che giocatori che, eh, come abbiamo visto anche quest'anno, sono giocatori che stanno eh, mh, provando la Serie B, ma che, sono, che potrebbero ben figurare sicuramente anche nel campionato di Serie A. Con Gianluca, eh, Gianluca, con Federico, l'altro ieri quando preparavamo la, la puntata, ci siamo domandati, ma la cosa bella di questo Bari è che a differenza magari anche di altre gestioni, si è riscontrata una volontà dei giocatori eh, di legarsi realmente alla città. Cioè noi vediamo che molti giocatori vengono qui con piacere. Questo vuol dire prima di tutto che c'è una solidità societaria e questo è indubbiamente un merito anche tuo perché il Bari è stato tirato fuori. Federico, puoi confermare la nostra chiacchierata: è stato tirato fuori dalle sabbie mobili. Bari torna ad essere una piccola capitale, anche se in Serie B, in grado di attrarre anche grandi giocatori. Rosina ne è un esempio. Bari sicuramente è in grado di attrarre per diversi motivi. Sicuramente la piazza con il suo pubblico, come abbiamo detto prima, è una motiv delle motivazioni. L'altra è una città che, forse perché io sono nato qui e quindi sono legato a questa città, ma è una meravigliosa città dove si vive bene, dove eh, anche i protagonisti del, del campo vengono accolti in uh, maniera eccellente dalla città e, ed è difficile incontrare qualcuno che abbia ha avuto malinconia ad andare via da Bari o abbia cercato in tutte le maniere di rimanere comunque legato a questa città. Quindi questa è un'altra componente fondamentale. Poi devo dire la componente ancora importante è quella di credere in un progetto che è quello nostro, di portare piano av piano, piano uh, avanti questa squadra e cercare di raggiungere degli obiettivi che la piazza merita e che noi stiamo cercando di lavorare per poter raggiungere. Ferico, c'è un giocatore in particolare dell'organico allestito che ti piace di questo, di questo Bari? Anche in ragione delle tue recenti telecronache per il Mosaico Sky? Sì, non ho avuto ancora il piacere di, uh, di commentare il Bari, però penso che i giocatori eh, che fanno parte comunque anche del roster d'attacco, penso... Ci sono giocatori secondo me come, come De Luca eh, che hanno un potenziale forse ancora non del tutto espresso, eh, per, anche per varie sfortune, e Sportune, eh, che possono dare tantissimo eh, a questo campionato. Eh, e io sono sinceramente... Molto curioso di vedere nell'arco nell di tutta la stagione quanto può dare uno come Rosina in una categoria come, come quella della Serie B, perché è un giocatore che secondo me è, è, è in un campionato è estrema fatto di, fatto di giovani, sono tante squadre e eh, bari ma non solo, che puntano molto sul anche sul fascia di. su un gruppo di ragazzi molto giovani è anche vero che poi il giocatore di esperienza, se cioè un giocatore che ha esperienza e qualità in misura superiore alle medie sopra la categoria, è quello che ti può risolvere le partite un po', eh, un po' più difficili, è quello che ti può portare quel bonus di punti che alla fine dell'anno ti fa la differenza. E quindi sono molto curioso di vedere tipo di impatto povera e perché oggettivamente è uno di quelli che può spostare la, può spostare la, bilan la della bilancia Federico non so tu ma io mi sto accorgendo di invecchiare quando vedo la data di nascita di alcuni giocatori del Bari cioè questo è il trauma che deve passare vero? il tifoso nel tempo cioè io mi sto accorgendo che ci sono giocatori <ride> più giovani di me Gianluca mi sto iniziando a ah, preoccupare beh, questo è, purtroppo è, è il segno <ride> no. del, del tempo che passa ma mi ha appena dato del bench il presidente, grazie. Per <ride> costruire una squadra dobbiamo cercare, come diceva prima Federico, sia a abbinare, affiancare a giovani di, di grande prospettiva, di grande speranza. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo acquisito a titolo definitivo un giocatore che è titolare adesso nella nazionale under 21, come Boateng. Abbiamo Sabelli che è appena uscito dal suo ciclo di nazionale under 21, ha fatto molto bene ed è molto richiesto anche in Serie A, abbiamo voluto trattenerlo proprio per completare un determinato progetto di squadra, ma abbiamo affiancato a loro giovani, a altri giovani importanti, tipo Puskas, Don Corca, Amarà che venivano dal vivaio dell'Inter e che sono certo potranno contribuire a un'evoluzione del gioco nella migliore maniera possibile ma abbiamo affiancato anche giocatori di esperienza come Porcari, come Valiani come lo stesso Rosina come eh, direi una via di mezzo è maniero perché ha 27 anni ma sembra che già giochi da tanti anni ad alti livelli ed è un giocatore di, di grande potenziale grande prospettiva De Luca che sembra ormai un veterano ma ha solo 24 anni quindi credo che alla fine mh, questo campionato così lungo eh, abbia la necessità di essere affrontato sia con elementi giovani eh, vogliosi di affermarsi sia con elementi di grande esperienza che possono contribuire alla maturazione della squadra e soprattutto di questi nuovi giovani arrivati. Federico, grazie per essere stato con noi, abbiamo inaugurato, battezzato la nuova stagione di tempi supplementari così, grazie mille Federico, alla prossima! un buon piacere in bocca al lupo a tutti, a te e a Gianluca per la trasmissione e stagione. Grazie, grazie, grazie Di ciao. lupo, grazie a Federico Casotti, torniamo subito dopo la pubblicità.